E Radio Radicale, siamo con Luca Pastorino del Partito Democratico per parlare del dibattito sull'autonomia differenziata. Allora, ieri ho visto che i toni sono diventati anche abbastanza pesanti, si è arrivati quasi al limite dello scontro fisico. Allora, da ieri, insomma, si sente il peso dell'opposizione che ha portato al successo il PD alle europee? Ma Si sente di più? sicuramente questo è un dato che non si tocca, nel senso che è reale e ci sta. Ora, hai parlato di dibattito. Ieri c'è stato un momento in cui, che poi ha coinciso con la sospensione dell'Aula in ragione di un battibecco tra un esponente dell'opposizione e un esponente della maggioranza che si è lasciato andare, diciamo, a dei gesti che io ho potuto Del vedere. tipo? Ma del tipo ti aspetto fuori, sai, quello Ah, un po' da un bar, po' no? minacce. Sì, veramente di basso profilo, che ci sono state, quindi poi la seduta si è interrotta. Dopodiché questo non è un dibattito, infatti, perché la maggioranza non partecipa alla discussione. Cioè, questo è una cosa che succede sempre in questa legislatura, da un po' di tempo a questa parte, dopo i primi tempi della legislatura qualcuno si alzava e diceva una roba fuori posto e la sera la Meloni doveva rincorrere. No? Il caporale di turno che voleva dire la sua. Ecco, da quel momento mi sembra di poter dire che c'è stato un ordine di scuderia di non parlare mai. Questo succede in aula come in commissione. Su questo provvedimento, che però è un provvedimento, direi, L'autonomia differenziata. per la autonomia differenziata, un provvedimento molto importante, no? Che segna potenzialmente, diciamo, un cambiamento radicale all'interno del paese, una spaccatura potenziale come la stanno definendo le opposizioni, come la stiamo definendo, secondo me un minimo di dibattito ci dovrebbe essere, anche perché magari gli ascoltatori vorrebbero sentire come la pensano i rappresentanti in Parlamento della maggioranza. Io credo, non tutti, ma qualcuno secondo me sarebbe interessato a sapere l'opinione, per dire, di un collega di Forza Italia, quando anche il presidente della Calabria Occhiuto ha dichiarato comunque questo provvedimento come potenzialmente pericoloso dal punto di vista degli effetti applicativi che potrà avere. Questa roba non c'è ed è una cosa molto spiacevole e per certi aspetti disdicevole. L'opposizione la fate più voi che del Movimento 5 Stelle? La fanno tutti, certo il PD è, diciamo, partito a numeri più ampi, però diciamo che siamo tutti accomunati su questo obiettivo, però ripeto, tra contingentamento dei tempi e tra il silenzio della maggioranza, se non il relatore che si alza e dire parere conforme, e Calderoli che ogni tanto dice conforme al relatore, cioè altre voci, io questa mattina non ne ho sentito, solo un intervento inizialmente da Ieri parte. avevate proposto di prima rinviare il provvedimento con l'inversione dell'ordine del giorno, poi avete chiesto di riportarlo in commissione. Sì, adesso non è che abbia seguito bene, c'era stata prima questa richiesta, soprattutto c'era stata la richiesta di poter avere più tempo per analizzare il provvedimento. Poi adesso non ho capito come sia, non credo sia un accordo sulla chiusura del provvedimento, anzi direi che spero pure di no, da come sta andando il dibattito, però ripeto, questo è un tema che richiederebbe in un mondo normale un dialogo, un dibattito, un'attenzione anche Certo. mediatica importante. Senta, che cosa si aspetta da questa nuova fase del PD come opposizione? Allora, nel giro di 2 settimane verrà approvato questo provvedimento e una lettura del premierato. Vedremo episodi come quelli di ieri sera più spesso. No, anche se non è questa la politica, ecco. Quindi se non li escludo, dopodiché secondo me il PD deve fare la sua parte qua dentro, come dico sempre, ma deve fare la sua parte fuori, cosa che sta facendola molto bene ed è stata premiata dal risultato elettorale la nostra segretaria Elly Schlein, nel senso che comunque qua dentro i numeri sono impietosi, al di là, no? Sono troppo sproporzionati, quindi o scivola da sola la maggioranza, che potrebbe anche succedere. Diversamente bisogna andare nelle piazze, spiegare la ragione di questo provvedimento, della questione del premierato, parlare con le persone, informarli, visto che da quest'Aula non esce sostanzialmente una voce sola, quella dell'opposizione, ma che comunque evidentemente fa fatica a imporsi qua dentro. Imporsi fuori e continuare quello che comunque si sta facendo e che ha premiato questo risultato elettorale, secondo me è la strada giusta. Bene, grazie, grazie come sempre a Luca Pastorino.